È ancora alta la tensione a 2 settimane dall'edizione di giugno della giostra del Saracino. I toni si erano accesi nel corso della manifestazione, anzi nel corso del corteo che poi porta in Piazza Grande. Polemica tra il quartiere di Porta Sant'Andrea e quello di Porta Crucifera, e adesso sono comparse delle scritte minatorie nella sede storica del quartiere Biancoverde nella notte tra domenica e lunedì. Come potete vedere, le scritte prendono di mira proprio il giostratore Biancoverde. Vedovini, stai attento, Sant'Andrea non finisce qua. Il risveglio di noi dirigenza e quartieristi non è stato bello stamattina, perché appena abbiamo visto questo muro del palazzo storico di Via delle Gagliarde, tra l'altro vincolato anche alla sovrintendenza dei beni architettonici e ambientali, con scritte che richiamavano il nostro giostratore e anche il quartiere, perché c'è una punteggiatura su un SA che è evidente che sia riconducibile a Sant'Andrea, tra l'altro proprio nel muro fatto all'ingresso del portone. Credo che il gesto sia un gesto brutto, ignobile, insomma, di cui ci si debba vergognare tutti e di cui la responsabilità nasce probabilmente anche non solo dalla mano o dalla mente di chi ha fatto il tutto, ma anche da un clima che si è creato durante la sfilata in giostra e poi con continui comunicati e prese di posizione altalenanti, che ha portato anche a questo fatto spiacevole. Nella sede storica ci sono delle telecamere di videosorveglianza, ovviamente verranno visionate. Sì, certamente noi vorremmo che questo gesto sia punito in maniera esemplare, perché, come ho detto prima, è un gesto da vigliacchi, un gesto ignobile, un atto di vandalismo e dei messaggi di minaccia veramente privi di fondatezza verso un ragazzo, un padre di famiglia, un imprenditore, nonché un quartiere serio che ha sempre rispettato tutti e sempre cercato di fare la battaglia, tra virgolette, al galoppo nella lizza in quei 46 metri e non fuori. Sinceramente mi aspetto solo di risolvere le mie problematiche, di togliere quanto prima questa scritta, di arrivare al responsabile che poi dopo la legge faccia i suoi trascorsi.